70 anni dopo aver sfidato i nazisti e salvato la vita a due bambine ebree francesi, Suor Marie Millien è diventata giusta tra le nazioni. Un atto eroico, quello della suora francese, celebrato a Gerusalemme con la cerimonia solenne al Museo dell'Olocausto, riservata a chi, con estremo coraggio, aiutò gli ebrei a sfuggire ai campi di concentramento. L'onorificenza di Giusto tra le Nazioni è andata anche al defunto padre Joseph Copper, direttore dell'orfanatrofio del convento La Providence di Mende, che offrì rifugio alle bambine ebree, rappresentato alla cerimonia dal nipote. Giusta tra le Nazioni anche l'anziana madre Marie-Rose Brugeron, del convento La Providence, che riceverà il titolo in Francia. Si era in piena guerra mondiale nel 1942, quando Annie e Gabi Hochmann vennero affidate dal padre alle suore del convento, dopo la cattura della madre da parte dei nazisti. A Suor Marie Millien, madre Marie-Rose Brugeron e padre Joseph Copper, l'arduo compito di nascondere le bambine, mettendo a repentaglio la propria vita. Il ricordo di quei giorni difficili è ancora molto forte. Nonostante i suoi 90 anni, Suor Marie Millien ricorda perfettamente le visite dei nazisti all'orfanatrofio, la forza di Dio, unica luce nel buio di quegli anni. È stata la fede a guidare le nostre azioni, insieme al rispetto per la persona umana. Il buon Dio ha detto: ama il prossimo tuo come te stesso. Ti è morto un prossimo come tu a me. Oggi Gabi Hochmann è madre di due figli e nonna felice, grazie, dice lei, all'atto di carità dell'orfanatrofio di Mende. La sorella Annie, che con lei sopravvisse ai nazisti, è scomparsa invece negli anni 60. Gabi ha scoperto soltanto di recente di essere stata nascosta dalle suore del convento, ciò grazie ad Alumim, l'associazione ebraica che si occupa dei bambini nascosti durante gli anni dell'Olocausto. Nel 94 sono tornata in Francia, sono tornata a Mende, nella città, cittadina, e mi sono ho chiesto qua e là e come potevo ritrovare, e ho ritrovato il convento. Lì il suo incontro con Suor Marie Millien dopo tanti anni di silenzio. Una storia dolorosissima e a lieto fine, come ce ne sono altre ancora da scoprire sulla cooperazione tra cristiani ed ebrei durante gli anni dell'Olocausto, dice padre Nohaus, vicario patriarcale per la comunità cattolica di lingua ebraica in Israele. Penso che quando gli ebrei riconoscono le azioni di coloro che li hanno salvati durante la Shoah, ciò ha un forte effetto su di loro, gli permette di vedere che i cristiani sono anche amici degli ebrei, che i cristiani hanno messo a repentaglio la propria vita per gli ebrei. Questo stretto rapporto contribuisce grandemente a sanare la relazione tra ebrei e cristiani, un atto doveroso che può consentire a ebrei e cristiani di superare i traumi del passato.